Presidente, la ringrazio. Sì, siamo giunti alla fine di questo decreto legge. La prima cosa paradossale che viene, ovviamente, riguarda quello che è stato l'iter, il percorso di approvazione del decreto stesso. Perché in effetti questo è un decreto sottoposto alla fiducia, pur non essendo sottoposto alla fiducia. Ed è giusto che si sappia che il governo ha scelto la strada del decreto legge, trascurando poi il fatto che lo stesso potesse essere quantomeno migliorato nella sua fase finale di lettura qui in Senato. Ci sono stati dati pochi giorni, ma soprattutto il governo ha dato l'indisponibilità a modificare qualsiasi parte rispetto al testo uscito dalla Camera dei Deputati. E non voglio, Presidente, andare a rimestare sul tema del bicameralismo perfetto, se esiste ancora o non esiste ancora, se questo Senato abbia o non abbia ancora i propri poteri. Una cosa è sicura, stiamo legiferando nel disprezzo da parte del governo nei confronti dell'attività parlamentare che qui dentro deve essere svolta. Perché ricordiamo che qui dentro non siedono dei nominati, ma siedono dei rappresentanti dei cittadini. Senatori che hanno non solo l'aspirazione o l'ambizione, ma il dovere di rappresentare nei confronti dei provvedimenti di legge quelle che sono le esigenze che poi il territorio, l'agricoltura in questo caso, chi fa l'agricoltura? Non chi teorizza l'agricoltura come quelli che siedono negli uffici ministeriali, ma chi l'agricoltura la fa alzandosi al mattino al sorgere del sole e lavorando fino alla sera, raccogliendo queste istanze e portandole poi all'interno del dibattito perché possano modificare laddove occorre la legge. Nulla di tutto questo è stato possibile fare per una scelta di governo. Decreto legge, 60 giorni, ne passiamo 50 alla Camera, ce lo teniamo lì, ce lo bolliamo un po' come fosse un bel minestrone, dopodiché lo portiamo al Senato condito e cotto e via. No, Presidente, non è così che ci si comporta correttamente nei confronti dell'attività parlamentare di qualsiasi disegno di legge. Men che meno se si tratta di agricoltura, men che meno se siamo nell'anno di Expo, men che meno se il Ministro dell'Agricoltura, che avrebbe almeno potuto compiacerci di un quarto d'ora della propria presenza in quest'Aula, almeno un quarto d'ora della propria attività spesa in quest'Aula, è impegnato ad Expo, bravo, magari illudendosi anche di passare da un continente all'altro semplicemente attraversando una strada, il Cardo, il Decumano. No, non è così che si rappresenta seriamente l'agricoltura italiana, così si rappresentano i vari Petrini, i vari Farinetti, quelli che fanno il business sull'agricoltura italiana. Non quelli che promuovono il Made in Italy, ma quello che specula sull'agricoltura italiana. Guardi, Ministro, e lo dico a lei, Vice Ministro Oliviero, si consigli con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Magari la sua figura è più adatta a quel ruolo rispetto a Martina. Martina può essere probabilmente un ottimo promoter, ma certamente come Ministro vale meno, molto meno di quello che si spende. E ribadisco, non è stato presente un minuto in quest'Aula. Abbiamo avuto la presenza del Ministro della Cultura, abbiamo avuto la presenza del Ministro della Difesa. E allora ci dice, ma stiamo parlando di che cosa? Di armamenti? Stiamo parlando di cultura o di coltura? La ragione era molto semplice, perché l'abbiamo visto dall'approvazione dei primi emendamenti, o meglio, da come avete respinto i primi emendamenti. Sono stati respinti con 4, 5, 6 voti di differenza. E allora avete dovuto cammellare le truppe e portare qua tutti, compreso i ministri, compreso il Ministro della Difesa, compreso il Ministro dell'Istruzione, per respingere emendamenti di assoluto buon senso che andavano nell'ottica di dare una mano, nel caso specifico, ai nostri agricoltori colpiti da calamità. Avete fatto questo semplicemente per tappare la bocca alle opposizioni e non per dare una risposta ai problemi dell'agricoltura. Avete blindato questo decreto, non avete avuto il coraggio di mettere la fiducia, ma l'avete blindato nei fatti. E questo purtroppo anche in assenza del Presidente della Commissione Agricoltura. In Commissione Agricoltura si lavora parecchio bene e anche con buona armonia. Ma veramente considerare così poco nel momento della sua traduzione in legge questo decreto è sminuente. Il nostro giudizio non era negativo all'origine e non resta negativo nemmeno in questa circostanza, Presidente.
ma non è certamente positivo, perché l'atteggiamento ci costringe a non essere positivi. Avremmo voluto vedere le parti positive di questo decreto legge moltiplicarsi, non limitarsi nel numero, moltiplicarsi per l'apporto utile e salutare degli emendamenti che c'erano, ma non è stato possibile. Avremmo voluto poter parlare di IMU agricola, perché qui è stato impedito di parlare di IMU agricola, definendo improponibili gli emendamenti di IMU agricola quando si doveva parlare di agricoltura, non pertinenti alla materia. Ma di quale ipocrisia stiamo parlando? Il problema reale, Ministro, è che qui ci troviamo con il suo collega Padoan che dice impossibile nei fatti togliere l'IMU agricola, e il Ministro Martina nella sua prosopopea di marketing che invece un giorno sì e l'altro pure dice adesso metteremo mano e toglieremo l'IMU agricola. Perché sapete che avete fatto una boiata pazzesca? Quello è il vero mattone che avete tirato in testa agli agricoltori. E ripeto, l'agricoltura non si fa negli uffici del Ministero, non si fa negli uffici dell'AGEA, l'agricoltura si fa sul campo. E questo decreto legge arriva meno di un mese dopo il collegato all'agricoltura, che è stato tenuto a bollire da parte del governo nei cassetti delle commissioni per un anno e mezzo, non risolvendo i problemi agricoli e addirittura aggiungendo un altro ulteriore problema, quello di non avere una visione complessiva, perché agite sui provvedimenti di legge sempre spezzettandoli, rincorrendo le emergenze. Avevamo fatto proposte, si renda strutturale e chiaro cosa fa il governo nel momento in cui ci sono delle calamità naturali che vanno a rovinare il prodotto agricolo. E non è semplicemente una questione di vezzo. Ed evitiamo anche che ci siano le rincorse dell'ultimo istante, che spesso e volentieri sembrano più assoggettate all'interesse di quello o di quell'altro rappresentante politico che non andare realmente a dare una mano agli agricoltori in difficoltà. Rendiamolo strutturale, facciamo capire che cosa vuol fare il governo nei confronti dell'agricoltura quando ci sono le calamità naturali. No, niente di tutto questo. Rigettato anche questo. Avremmo voluto parlare in maniera più seria degli enti vigilati, ma neanche in questo caso, il collegato all'agricoltura li fermo, da questa parte ci sono dei provvedimenti che vanno a toccare parte degli enti vigilati, ma non si dà una risposta di riforma. Presidente, quello che non funziona, ripeto, è il modo di operare, perché come spesso accade, tanto più in agricoltura, se si parla di questo, ci sono cose positive, ma ci sono anche ombre che vengono ad essere molto presenti in questo decreto. Per tale ragione preannuncio il voto di astensione del gruppo Lega Nord Autonomie.